Nel primo tempo mi è sembrato un po' lento, quindi nel secondo hai fatto le percussioni incredibili. Perché a diesel devi carburare piano. È a metano. Come mai abbiamo sofferto così tanto nel primo tempo oggi, merito degli avversari o di merito nostro? No, è stato anche merito degli avversari, comunque c'è stato pure l'handicap di giocare in 10, non è facile, se eravamo troppo abbassati, eravamo lunghi, poi il secondo tempo comunque abbiamo incominciato a salire un po' di più, a aggredirli, siamo stati fortunati a ottenere il risultato. Senti, qual è il ruolo che ti piace di più? Che mi piace? Vabbè, l'importante è giocare, l'importante è stare sugli uomini. Io ti vedo molto meglio da playmaker sopra di questo. No, non c'ho tanta qualità. Rispetto ad altri sì, certamente. No, mi sento più, finché va la gamba, sento più un corridore, uno che porta l'acqua. Nel finale hai fatto la punta giunta, papà, che lo sbaglio? No, perché... Non ti la facevi rientrare? Bravissimo, bravissimo. In poche parole per quello. Mi ero perso per campo. Nella ripresa che è cambiato, questo inizio sprint con i due gol che hanno ribaltato poi il risultato? Dopo quei primi 45 minuti appunto eravamo un po' scombussolati, questo 1-0, rimanere in 10, poi a mente fredda abbiamo ragionato e poi siamo partiti carichi i primi 10 minuti e siamo stati fortunati comunque a ribaltarla subito. Grande carattere questa squadra, dicevamo anche con l'allenatore, un po' la prerogativa che lui chiede spesso a voi, sempre a voi. Sì, lui chiede molto di aggredire sempre la palla, non farci saltare, comunque è una sua indole. Nel tuo curriculum, quanti gol hai segnato in campionato? Massimo? 10. Oh, quanti anni fa? Parecchie, quando c'avevo ancora i capelli, penso. Ultimamente? No, l'anno scorso 8. 8 l'anno scorso.